Allora, iniziamo oggi ripescando la definizione dei diagrammi delle classi che su cui abbiamo lavorato in queste prime lezioni e aggiungiamo un po' di condimento, un po' di spezie, aggiungiamo qualche dettaglio in più, okay? In modo da poter poi riprendere l'esempio che avevamo fatto e altri esercizi avendo, diciamo così, la padronanza completa del formalismo. Okay? Allora, la volta scorsa ci eravamo concentrati su tre più uno, quattro ingredienti principali dei diagrammi delle classi: la classe, gli attributi, le associazioni o relazioni che dir si voglia e le cardinalità degli stessi. Le cardinalità che abbiamo fatto nell'ultima mezz'ora, chiaramente le riprendiamo meglio ancora oggi. La parte relativa alle associazioni. Oggi ci daremo anche uno strumento per capirlo meglio, lavorando sull'esempio. È sempre quello un pochino più difficile da digerire perché dobbiamo fare questo sforzo in più di immaginarci i singoli elementi all'interno delle classi e chiederci come loro siano in relazione con. Fin tanto che i concetti con cui dobbiamo lavorare sono concetti concreti, cioè con cui abbiamo una conoscenza diretta, è relativamente più facile. Quando invece cominceremo a modellare cose le cui classi non sono oggetti concreti, ma sono costruzioni che ci facciamo noi per poter appunto descrivere l'operato del sistema informativo, sarà un pochino più difficile, no? Ma lo facciamo per passi. Nel nostro esempio semplice di Twitter, non ci siamo preoccupati particolarmente di aver incontrato un tipo particolare di associazione, che è un'associazione ricorsiva o riflessiva, in cui i due lati diversi dell'associazione in realtà insistono sulla stessa classe. C'è una relazione tra oggetti di una classe e oggetti tendenzialmente diversi, ma non è obbligatorio, quindi tra oggetti di una classe e oggetti della stessa classe. Normalmente la relazione ha senso quando collega oggetti diversi tra di loro, perché collegare un oggetto con se stesso, aggiunge di solito poca informazione o nulla. Quindi in questo caso nel diagramma delle classi lo possiamo rappresentare in due modi: o metto la classe student e poi a fianco rimetto di nuovo la classe student e traccio un'associazione tra le due, cosa che è possibile, abbiamo visto la volta scorsa usando il tool che ciò che conta, ciò che definiamo è l'insieme delle classi, no? Che compariva qua nel dizionario a sinistra. Poi ciascuna classe può comparire 0, 1 o più volte nel diagramma o in uno o in più diagrammi a seconda delle nostre necessità. Quindi un modo per rappresentare una relazione riflessiva potrebbe essere quello effettivamente di avere due volte la stessa classe e creare un'associazione tra le due copie della stessa classe. Ma è molto più diretto, molto più esplicito direttamente disegnare una linea chiusa, no, che ritorna sulla classe di partenza. Uno studente può essere amico di un altro studente. Allora, questa relazione amico la possiamo intendere come una relazione anche simmetrica alla Facebook. Se A è amico di B, allora B anche sarà amico di A. Allora, in questo caso non serve specificare oltre. Non importa io come la legga questa relazione, se saranno uguali. Relazione simmetrica è una relazione in cui se A è in relazione con B, allora anche B sarà in relazione con A. Ma quando la relazione invece non è simmetrica, quindi non è detto che se A è in relazione con B, allora anche B sia in relazione con A, allora è necessario specificare un po' meglio in che verso va percorsa questa situazione. Ad esempio, il secondo esempio di questa slide rappresenta un'ipotetica classe impiegato, con una relazione supervisiona. Quindi un impiegato è il supervisore di un altro impiegato. Quindi un organigramma significa che uno dei due sta sopra l'altro. E non è indifferente essere quello che sta sopra o essere quello che sta sotto. E per questo nella relazione, oltre ovviamente ad indicare il verso col simbolo del triangolino, cosa che prima si sarebbe potuto fare ma non avrebbe particolarmente
particolarmente cambiato il significato del modello, oltre, dicevo, a indicare il verso, possiamo anche battezzare, dare un nome ai due estremi della relazione stessa. Quindi abbiamo già visto che agli estremità delle relazioni possiamo indicare delle cardinalità. Ma oltre a questo, e soprattutto nel caso delle relazioni riflessive, nelle altre tendenzialmente non serve, posso indicare il ruolo con cui questa classe, o meglio l'istanza di questa classe, entra all'interno della relazione. E io posso dire il ruolo di impiegato, o di sottoposto si direbbe, anche se è una parola bruttina. Ok? Quindi ho sempre l'impiegato 1 e l'impiegato 2, e so che tra l'impiegato 1 e l'impiegato 2 c'è una relazione di supervisione, ma l'1 è il manager e 2 è il sottoposto. Non sono interscambiabili. Ok? Quindi in questo caso semplicemente si aggiunge un'etichetta vicino a entrambi i versi, così è più facile, diciamo così, anche comprendere il significato della partecipazione. Nel nostro esempio di Twitter avevamo una relazione follow tra utente e utente, allora può aver senso specificare meglio che l'utente soggetto, diciamo così, della partenza della relazione è colui che segue, il follower, e l'altro è l'utente seguito, followee si direbbe in inglese, no? Participio. E allora questo lo si può fare semplicemente dando un nome alla follower, all'estremità A, non lo scrive, pardon, l'ha chiamata B, si vede per come l'ho disegnato, quindi follower che scrivo qua, lo so che esiste già, non perdone, qua. Qua follower, lo potevo anche scrivere andando a cliccare su questo elemento sulla linea, no? Come sempre in questo programma molte operazioni si possono fare sul grafico e le stesse operazioni tendenzialmente si possono fare sulla parte sinistra, chi ha problemi di precisione col mouse, soprattutto lavorando in piedi, in bilico, tende a preferire la parte testuale. Quindi un utente con il ruolo di follower segue un altro utente con il ruolo di seguito, follow. Qui è un po', comincia a essere un pochino troppo densa questa figura di informazioni, troppe frecce che girano, quindi magari diamogli un po' di spazio. Tutto togliendo risposta dai piedi. Questo uno non c'entra niente. Eccoli qua. Quindi un pochino più pulito, perlomeno la parte ricorsiva, quella su cui ci stavamo concentrando. Quindi abbiamo una relazione tra user e user, il soggetto, il lato sinistro della relazione è un follower, il lato destro della relazione è un followed, è un seguito, e la relazione segue. Perché questa non è affatto, no, Twitter è diverso da Facebook, nel senso che io posso seguire te, ma non c'è nessun vincolo del fatto che tu debba riseguirmi a tua volta, ad esclusione dei profili privati, di cui però non abbiamo ancora modellato le caratteristiche, quindi non ci interessano. Ok? Allora, poi ci sono un po' di linee che vanno dove non dovrebbero, ma
per il momento mettiamo un attimo in pausa il senso estetico, rimaniamo sui contenuti. Quindi questo è, se vogliamo, un arricchimento del modello, non cambia il significato ma ne aiuta l'interpretazione. Poi già ieri, già diciamo, la volta scorsa abbiamo parlato della molteplicità, quindi non sto a ripetere le cose di base, ricordo solo che la molteplicità la dobbiamo indicare per ogni associazione e per ogni associazione separatamente nei due lati. Per convenzione, se non indicassi la molteplicità su un ramo di associazione, ciò che rimane sottinteso è nessun vincolo, cioè zero infinito. Se voglio imporre dei vincoli, devo dirlo. Se non lo dico, non sto imponendo dei vincoli. È un po' la regola generale. Io ho un modello che di per sé è permissivo, permette di fare delle cose. Se io voglio restringere ciò che il modello mi permette di fare, lo devo specificare. Quindi per default, se non scrivete nulla, la molteplicità si assume libera. Quindi da 0 a infinito, ossia una partecipazione opzionale ma potenzialmente multipla. Ma ovviamente è sempre meglio indicarlo esplicitamente. Qui ci sono alcuni esempi, no, che magari commettiamo insieme, perché poi magari si ritrovano nelle cose che vogliamo modellare. Ad esempio, qui vediamo che tra ordine e fattura c'è una relazione, diciamo così, di appendice, di estensione. Cioè, un ordine può avere oppure può non avere una fattura associata. Perché magari quell'ordine poi non è andato a buon fine, non è ancora stato consegnato e quindi non può ancora essere stato fatturato. Ma una fattura, a sua volta, deve avere un ordine corrispondente, altrimenti lo stiamo fatturando, l'aria fritta. Non posso emettere una fattura se non ho un ordine di lavorazione corrispondente che mi giustifichi quella fattura. Quindi in qualche modo l'ordine e la fattura sono legati, sono fortemente legati, descrivono la stessa lavorazione se vogliamo, però una è la parte che esiste per prima, l'ordine, e l'altra è la parte che esiste, inizia a esistere in un secondo momento, la fattura. E quindi la relazione tra ordine e fattura è di tipo opzionale, nel senso che l'ordine in un determinato istante di tempo potrebbe non avere una fattura associata. Ecco, una cosa che forse non ho ancora sottolineato nelle volte precedenti è che le classi rimangono statiche, cioè quando io disegno, progetto un sistema informativo con certe classi, quelle sono. Gli oggetti, cioè le singole istanze di queste classi, variano in continuazione. La classe studente del Politecnico c'è, ma fino a quando voi non vi siete immatricolati, l'oggetto che rappresentava la vostra situazione non esisteva ancora. Quindi noi ci dobbiamo immaginare un brulicare di oggetti, un brulicare di relazioni che si creano, si distruggono, si aggiungono, man mano che il sistema operativo lavora. Quando dicevamo che il sistema operativo rappresenta dati, ma li elabora anche, cosa vuol dire elaborare i dati? Vuol dire andare a modificare gli oggetti. Crearne di nuovi, cancellarne gli esistenti, modificare gli attributi, dei valori e così via. Quindi il fatto che una fattura non esista per un ordine può darsi che non esiste perché l'ordine è stato annullato, quindi non esisterà mai, oppure può darsi che non esista solo temporaneamente perché comparirà, comincerà ad aver senso solamente in una fase successiva della lavorazione. Ok, in questo senso la possiamo dichiarare come, prima l'ho chiamata un appendice, no? Un'estensione opzionale. Quando c'è però è legata a filo doppio. Quando c'è un ordine ha la sua fattura corrispondente e una fattura ha il suo ordine giustificativo corrispondente. Aggiungo un pochino in più. Se la molteplicità qua a destra non fosse 0,1 ma fosse 1 anche a destra, se avessimo due classi che sono legate tra di loro, con una relazione che ha molteplicità 1 e 1, allora questo è un forte suggerimento del fatto che forse le due classi sono la stessa cosa. Perché una non può, comunque non può esistere senza l'altra. Quindi magari pensiamo un attimo se ha senso mantenerle separate oppure se abbia senso direttamente fonderle.
un'unica rappresentazione. Magari, sai, noi abbiamo punti di vista diversi, definiamo classi diverse e poi ci accorgiamo che accidenti sono la stessa cosa. Ok, poi c'è la classica relazione 1 a molti, la seconda, che è la più facile. La persona risiede in una città e in quella città possono risiedere molte persone. Ok? Allora, vabbè, non è nulla di complesso da capire. L'unica tentazione che ci potrebbe venire è di dire che visto che una persona può risiedere in una sola città, la città la potrei mettere come attributo di persona. Cioè, nella descrizione della persona scrivo anche la città in cui abita, dentro come attributo, non sto a fare un'altra classe e poi la relazione. Questa sarebbe la tentazione che ci potrebbe venire. Se non fosse che è meglio esplicitare il fatto che le città sono un concetto a sé stante, separato, e soprattutto corrispondono a un insieme di oggetti ben definito. Io non posso avere una nuova persona e dire che la sua città di residenza, come se avessi un campo city qua dentro di tipo stringa, è Paperopoli. Perché se quello è un campo stringa, ci posso scrivere cosa voglio. Non mi risulta che Paperopoli sia una città, se non di fantasia. Allora, avendo una classe città, che come oggetti, come istanze, ha l'elenco di tutte le città possibili, esistenti, legalmente riconosciute, vedete voi cosa volete, le città dei comuni sul territorio italiano, ad esempio, c'è un elenco ben definito, non me la posso inventare. Allora, questa relazione vincola, fa due cose. Uno, rende esplicito il fatto che possono esserci più persone, che dato una città possono esserci più persone che abitano nella stessa città. E le concentra tutte queste persone all'interno dell'occorrenza di questa relazione. Cioè, se io vado a prendere il pallino che rappresenta la città, vado a vedere tutte le frecce che ci arrivano, sono tutti i suoi abitanti, un bel fascio di abitanti residenti in quella città. Quindi rende più facile, in certo senso, fare delle ricerche, dell'analisi. Evita ambiguità. Pensate a tutti i nomi di città che contengono degli accenti nel nome. Allora, a volte lo avete scritto con l'accento, a volte lo avete scritto con l'apostrofo, a volte lo avete scritto dimenticando sia accenti che apostrofi, e sono tre modi diversi almeno di scrivere lo stesso nome. Se io mi fido solamente dell'uguaglianza, del fatto che la stessa stringa compaia più volte scritta nello stesso modo, mi sto fidando di una cosa che non succederà mai. Quindi mai fidarsi del fatto che se due nomi devono essere uguali, possono essere o vengono effettivamente scritti uguali in due posti diversi. Quindi è meglio evitare che per due persone diverse, l'operatore, chi che sia, la persona che si è registrata al sito, che si è matricolata al Politecnico, abbia dovuto scrivere Tizio il nome della sua città e Caio il nome della sua città. Perché magari la città è la stessa, ma non scritta in modi diversi. Se io invece lo rappresento con una relazione, uno a molti, allora sono obbligato a scegliere una, esattamente una città, tra quelle che sono gli oggetti presenti all'interno della classe città, quindi dall'elenco chiuso. Quindi in certo senso la relazione 1 a molti a volte la possiamo vedere in questo caso dove City è una classe un po' povera, cioè di fatto c'è solo il nome, non è che serva molto, è una sorta di attributo esteso, però che uso al posto di attributo semplice di tipo testo quando voglio avere il controllo su quali sono i valori possibili per quell'attributo. Se io avessi una classe lezione e nella lezione devo dare un orario, in che ora si svolge, io nella lezione non metto un campo ora di inizio e ora di fine. E poi ogni professore si sceglie le sue, come quella che finisce un quarto d'ora dopo. Io al Politecnico gli orari delle lezioni sono vincolati ad essere in determinati slot di 90 minuti ciascuno. Quindi la lezione sarà
in relazione con un'altra classe che potrò chiamare fascia oraria, slot, chiamatela come volete, che contiene esattamente, se non sbaglio, 6 o 7 valori, 8.30 alle 10, 10, 11, 30 e così via. Quindi questa relazione non ha molti, spesso viene usata cioè, proprio per controllare i valori di un certo attributo di una persona, di una classe, facendoli, diciamo così, afferire solamente un insieme ben preciso. Dimmi, c'è una domanda. Il borseamento come campo, come attributo si riduca, non c'è più questa. In Sì? questo caso esplicito la città, quindi non c'è più bisogno che si di un attributo diverso, ma avrebbe senso mettere siti come classe a sé stante, dato questo attributo del codice ovviamente postale che sarebbe questo genere. Non ho capito del tutto, ma mi viene da rispondere no. Cerco di spiegarmi, cerchiamo di spiegarci. Allora, noi abbiamo una persona e vogliamo scrivere, no, il sistema informativo ha bisogno di sapere dov'è residente questa persona. Ok? Allora, il modo, dico io, sbagliato, sarebbe di scrivere residente più punti string. Questo è il modo peggiore perché lascia aperto ogni tipo di ambiguità, di errori di battitura, eccetera, eccetera. Il modo più pulito è quello di avere una classe città, diciamo anche in italiano, dove dentro ovviamente avrò il nome della città che è una stringa. È una relazione residente tra città e stringa, sto ricostruendo il disegno, no? E togliamo questo e ci mettiamo la molteplicità 0 infinito e la molteplicità 1 dall'altra parte. Ok, adesso la domanda verteva sul fatto che le città in realtà hanno un codice di avviamento postale. Allora, il codice di avviamento postale, dove lo metto? Dentro persona o dentro città? Dentro città. È un attributo della città. Giusto? Lui dove voleva metterlo? Lo voleva mettere dentro persona? Sì, no, così come Così. Però non precisa solamente meglio la città. Potrei precisare ancora meglio indicando, che ne so, la provincia, la regione in cui è questa città, con altri attributi o meglio ancora con altre relazioni. Ciò che non dobbiamo fare è una cosa di questo genere. E cancellare questa relazione. Ecco, questo non è corretto. Uno potrebbe dire, ma sì, ma io della persona mi scrivo il cap dove è residente, poi vado a vedere nella città, sarà quella che ha quel cap giusto, e quindi l'informazione su dove è residente ce l'ho. Però in questo modo sto ricostruendo un'informazione sulla base dell'identità di due campi. Quel campo che si chiama così, casualmente è uguale, ha un valore uguale a quell'altro campo che casualmente si chiama nello stesso modo. Funziona, forse, ma non è esplicito. Ricordiamoci il contesto in cui siamo. Noi stiamo cercando di scrivere una specifica che qualcun altro implementerà. Qui non c'è specificato che quel cap deve corrispondere a uno di quelli della città. No. Quindi è meglio lasciare la relazione esplicita che dice che guarda, questa persona deve stare in una città, una sola, e poi questa città avrà un suo capo, per carità. E visto che ce l'ha già la città, è inutile che io lo replichi di nuovo nella persona. Perché conoscendo la persona,
io posso univocamente determinare il cap della città dove è residente. Perché? Perché da un'istanza di persona, questa cardinalità 1 mi dice che troverò dall'altra parte esattamente una, univocamente, città, e quindi posso andare a leggere il suo cap. A livello di database di sicuro ci sarà poi un codicillo, un campettino che li mette in relazione, ma qui non stiamo ancora vedendo il database, no? Stiamo ragionando sul concetto, sulle relazioni astratte. Inciso, piccola parentesi, il cap fa schifo come campo. Non so se si può dire una merda nella registrazione. Perché, uno, non è vero che ogni città ha un solo cap. Torino ne avrà 15-20. Ce n'è uno generico, 10.100 per Torino, e poi ogni zona ne ha uno diverso. Quindi non funziona neanche così, perché se la città fosse Torino, cosa ci metto come cap? Primo. Secondo, non è vero che dato un cap identifico la stessa città. Perché dato un cap posso esserci un insieme di comuni vicini, o anche... Alcune sono anche comuni non confinanti. Infatti, quando voi fate un F24, pagate l'ICI, pagate le tasse, eccetera, eccetera, vi fanno mettere un codice comune, che invece questo è univoco, che è lo stesso codice che avete sul vostro codice fiscale, le quattro lettere, che è nato a Torino, a L219, nel codice fiscale, e quelle invece sono univoche. Allora, si potrebbe usare quello per, come codice per identificare la città, non di sicuro il capo. Ok. L'ultimo esempio qui, ovviamente questi esempi sono sempre dei pretesti per ragionarci per intorno, no? Per richiamarci intorno. È la relazione molti a molti. La relazione molti a molti perché dice che un turista ha prenotato un viaggio. La funzione di base è che un oggetto di tipo turista ha prenotato un oggetto di tipo viaggio. Poi la molteplicità di destra mi dice che lo stesso oggetto di tipo turista può avere prenotato tanti oggetti di tipo viaggio diversi, in tempi diversi, spero. O è qui o è là. Però è possibile che lo stesso turista abbia prenotato più viaggi. Possibile, non è obbligatorio. E è possibile anche, mi metto dall'altro lato, metto il trip e guardo il tourist, che un determinato viaggio sia stato prenotato da più di un turista. Anzi, tendenzialmente se c'è uno solo, il viaggio non lo fanno perché non mi conviene. Deve esserci almeno un numero minimo di partecipanti. Qui c'è una cardinalità minima messa a 1, in qualche modo perché dice che il viaggio non esiste se non c'è almeno una persona che lo fa. È un po' un punto quasi filosofico, direi. Di solito quando la cardinalità massima è infinito, la cardinalità minima è abbastanza difficile da definire. Quasi sempre 0. Qui abbiamo voluto mettere 1 nell'esempio per ricordarci che non avrebbe senso creare un viaggio se non c'è almeno un turista che lo compra. Allora, come possiamo aiutarci a comprendere meglio cosa succede quando disegniamo una relazione? Allora, un modo è pensare alle relazioni come tabelle. Se ci vogliamo aiutare a visualizzare queste cose. Proviamo a farlo sul nostro esercizio di Twitter. No? Cioè, cerchiamo di capire il senso concreto di ciò che stiamo modellando.
andando ingrediente per ingrediente, quindi tabella, classe, attributi, oggetti, relazioni e poi cardinalità delle relazioni. Allora, per farlo prendiamo Excel, ad esempio, e possiamo rappresentare un diagramma delle classi, una istanziazione concreta di un diagramma delle classi attraverso una serie di fogli Excel. Ad esempio, nel caso di Twitter abbiamo un foglio che si chiama utente, user, no? Quindi ho chiamato user un foglio che rappresenta, che cosa rappresenta? Questo, mi rappresenta l'elenco di tutti gli utenti. La classe user, abbiamo detto, è un insieme che rappresenta tante istanze specifiche di utenti specifici. E questo user cosa ha? Tre campi. Nickname, full name e immagine profilo, ad esempio. Quindi, definiamo tre colonne. Full name. Sono tre attributi dell'utente. Questo qua è la descrizione della classe. Gli oggetti della classe saranno i singoli utenti. Quindi, ad esempio, il mio utente era questo. Non mi piace la chiocciolina, vabbè, la mettiamo senza. Il mio nome completo è questo e l'immagine profilo non so come fare, mettiamo una faccina e così via, no? Può esserci un altro, se non sbaglio Torchiano, questo nome qua, ma è una persona triste C'è il Politecnico che, se non sbaglio, ha una, si chiama così, no, senza l'underscore, qualcosa del genere. Eccetera. Allora, prima Excel vuole le formule. E così via. Una classe, io mi immagino una serie di tanti elementi di quella classe lì. Me li posso immaginare sotto forma tabulare, oppure me li posso anche immaginare, ma un pochino più scomodo, sotto forma di modulo. No? User, il modulo user, che è fatto di tre campi, che sono nickname, puntini puntini, com'è che si chiamava l'altro, full name, puntini puntini e immagine profilo, puntini puntini. Quanti moduli avete riempito nella vostra vita? Troppi, ne arriveranno tanti di più. E questo è il modulo che rappresenta, se vogliamo, la versione cartacea della classe user. In ogni pagina io avrò tanti fogli, una per ogni utente. Se li voglio riassumere, li vedo una tabella che contenga in formato tabulare tutti i dati di tutti gli utenti, ogni utente per ogni riga. Okay? Poi abbiamo la tabella tweet, ad esempio. Allora, tabella la chiamo tweet. E che campi ha questa tabella tweet? Il testo e la data. E anche probabilmente un identificatore. Ogni tweet ha un suo numerino, se andate sopra lo vedete. Come dicevamo la prima volta,
ogni oggetto di una classe deve essere identificabile, deve avere una sua identità. Deve essere possibile sempre per il sistema informativo poter distinguere oggetti diversi della stessa classe. Questo normalmente, non è l'unico modo ma è il più normale, si ottiene avendo uno o più attributi univoci, unici, non ripetibili. Quindi nella classe user l'attributo nickname è unico. Non è possibile avere due utenti di Twitter contemporaneamente che abbiano lo stesso nickname. Il sistema te lo impedisce. E quindi l'identità dell'utente la possiamo riconoscere attraverso il nickname in questo caso. Per quanto riguarda il tweet, invece, i campi che ci interessavano, che erano il testo e la data, non sono da soli sufficienti a garantire l'identità del tweet. Perché io potrei avere due tweet diversi, due persone diverse, che scrivono lo stesso testo nello stesso momento. Questi sarebbero, infatti li ho chiamati due tweet, sono due. Ma se guardassi, se avessi solo a disposizione il testo e la data, non li potrei distinguere. Allora, sistemi informativi in questi casi aggiungono normalmente degli attributi strumentali, operativi, necessari per poter lavorare. Infatti nel modello concettuale magari quell'attributo non lo mettiamo neanche, perché di concettuale non c'è niente, è un numero progressivo. Semplicemente mi serve solo per poter identificare un tweet rispetto a un altro. Non dice nulla su quel tweet, non dà informazioni su quel tweet. È solo la sua targa. Nessuno di noi si identifica con la targa della propria macchina, non gli dice niente, è una serie di numeri, vabbè, ci è venuta quella e non c'è venuto un altro. A meno che non siate dediti alla numerologia. E quindi possiamo avere, e quindi in questi casi, quando manca, quando non c'è un attributo naturale nel modello concettuale che identifichi l'elemento, noi dobbiamo sempre immaginarci che a livello poi di progettazione del sistema informativo qualcuno lo aggiunga. Quindi noi, quando guardiamo un modello concettuale, non dobbiamo mai preoccuparci dell'identità, di dover aggiungere esplicitamente questi attributi. Se c'è, se ha un senso per noi, se ha un senso per l'utente, lo mettiamo. Se no, vabbè, qualcuno lo aggiungerà dopo, per forza. Ok? Quindi è sempre vero che per noi che due tweet saranno sempre distinti tra di loro, anche se contengono lo stesso testo. Sono dettagli di cui, però non ci dobbiamo preoccupare a livello di modello concettuale. Quando faccio una tabella, da qualche parte però devo aggiungerlo. No? Quindi io potrei avere il tweet numero 1001 che contiene un certo testo, buongiorno, che è stato fatto adesso, 2016 10 06 alle 16:56. Poi se insiste nel formattarlo a modo suo, va bene. Poi posso avere il tweet 1003 che contiene invece un altro testo che è stato fatto invece magari questa mattina, no? Quindi è sempre al 2016 10 06, ma alle 9:58, perché sì. È stato fatto prima, ma l'ID è più grande, chi se frega, cioè, non abbiamo mai detto che l'ID debba essere crescente col numero, no? Non spaventiamoci. Allora, questa è una piccola parte del miliardo di tweet di oggi. Va bene, fin qua è facile, abbiamo rappresentato la classe user, la classe tweet ci stiamo visualizzando come tabella. Proviamo a vedere la relazione crea. Creates. La relazione crea è una relazione uno a molti, tra tweet e utenti. Qual è il modo migliore di rappresentare una relazione uno a molti? Il modo migliore è quello di aggiungere nella tabella che rappresenta i tweet
l'identità dello user. Cioè, io aggiungo nella mia tabella una colonna in più che deriva, non è parte del tweet, ma deriva dalla relazione in cui il tweet, a cui il tweet appartiene, e dico che questo tweet è stato fatto da me e quell'altro da Torchiano, visto che lui era al mattino, magari l'ha fatto al mattino. In questo modo è come la persona residente in una città. Quel dato di dove sei residente è un dato che sta bene con i dati della persona, solo che però deve essere collegato a un insieme città ufficiale. E qui anche. Il fatto che l'utente che crea il tweet, l'autore del tweet, debba essere scritto in una casella lì, automaticamente mi obbliga ad avere la cardinalità massima pari a 1. Cioè non ce ne posso scrivere due lì, nella casella ce ne sta uno solo. Quindi avere quell'attributo rappresentato così è il modo concreto di garantire questa cardinalità massima pari a 1. Cioè dentro un tweet non posso scrivere due utenti, due creatori, ne posso scrivere uno solo. Allora, noi stiamo, vi sto facendo saltare tra il livello alto e il livello basso. La situazione è questa, che ci aiuta a capire come saranno fatti i dati che la nostra copia di Twitter dovrà gestire. E il livello alto è questo concettuale, in cui abbiamo ragionato sulle cardinalità 1, n, eccetera, perché avevano un senso. Quindi in fase di progettazione uno parte di qua e poi cerca di trovare una rappresentazione dei dati, ad esempio sotto forma di database, che rispetti quei vincoli. Allora, per rispettare questo vincolo di 1, il modo più semplice è questo. Noi non facciamo progettazione in questo corso, ma secondo me avere un flash su quale sarà il punto d'arrivo, ci aiuta un pochino poi magari a ragionare quando avremo dei diagrammi un pochino più complessi. E questo vale per tutte le cardinalità 1 a molti. Nel caso della persona città l'avevamo chiamato una sorta di attributo esteso. Cioè il creatore di un tweet lo possiamo vedere quasi come un attributo del tweet. Solo che non è solamente un attributo testuale, ma fa riferimento a un'intera classe che contiene a sua, lo user, che contiene a sua volta altre informazioni. Cosa molto diversa invece sono i retweet. Retweet invece è una relazione molti a molti, giusto? Un utente può fare tanti retweet e uno stesso tweet può essere retweetato tante volte da molti utenti diversi. Allora, questo, è un'informazione che non posso mettere nella tabella dei tweet, perché non so quanti. Ipoteticamente quante colonne tenere a disposizione per indicare i vari utenti, no, che l'hanno retweetato. E analogamente non lo posso mettere una tabella di utenti in cui c'è un elenco di tweet che lui ha retweetato. Mi serve una tabella a parte. Quindi quando ho delle relazioni molti a molti, queste relazioni saranno materializzate, concretizzate attraverso delle tabelle aggiuntive. La tabella retweet che tiene conto dei retweet tra un utente e un tweet, in cui se voglio dire che io ho retweetato il tweet di Torchiano, io sono l'utente che retweeta e il tweet di Torchiano era il numero 1003. Dimentichiamo per un secondo il fatto che mi piacerebbe anche sapere a che ora l'ho twittato.
adesso ve lo faccio fare solamente tra mezz'ora questa sessione, perché ci manca ancora un ingrediente nel modello. Allora, in questo modo, con questa rappresentazione, il bellissimo tweet di Torchiano può essere twittato tante volte, da tante persone. Dal rettore, dal Politecnico. Eccetera. Ma questo non impedisce anche a me di andare a twittare anche altri tweet. Cioè, adesso no, questa istanza non sarebbe coerente perché fa riferimento a utenti, a user che non esistono e a tweet che non esistono, no? Ma immaginiamo di avere completate queste tabelline. Quindi una rappresentazione molti a molti si può materializzare, si può concretizzare attraverso una tabella di questo genere in cui ho, diciamo così, l'elenco dei capi esterni, no, del punto di partenza e del punto d'arrivo delle singole occorrenze di questa associazione. Questo è un modo di rappresentarla possibile. In questo modo non ho vincoli. Mentre qua avevo un vincolo perché creates è una casella sola, quindi lo posso scrivere una sola volta, poi posso decidere se la casella deve essere obbligatoriamente piena oppure può essere vuota, e questo lo decido con la cardinalità minima. In questo caso non ho vincoli. Un determinato utente può non avere mai fatto tweet, può averne fatti uno, può averne fatti retweet, può averne fatti uno, può averne fatti 10. C'è un'altra rappresentazione possibile della stessa cosa, quindi sempre della relazione retweet, bis, chiamiamola, che invece la possiamo visualizzare, siamo sempre nel caso di una relazione molti a molti, la possiamo visualizzare sotto forma di tabella a doppia entrata, dove sulle colonne, ad esempio, ho gli utenti, eccetera, e sulle righe o i tweet. O gli identificativi dei tweet, gli identificativi degli utenti. Allora, in questo caso dire che io ho retweetato il tweet di Torchiano significa, poi Torchiano è sempre 1003, mettere una X qua. Un 1, un flag. Questo ovviamente permette comunque a me di fare altri retweet e permette anche ad altri di retweetare lo stesso tweet, nel senso che è possibile avere, e se ci immaginiamo una, se ci immaginiamo una rappresentazione tabulare, le cardinalità massime, no? Le ho sommando il numero di x sulle colonne e sommando il numero di x sulle righe. In questo caso questo tweet è stato risultato due volte, 2 è compatibile con la cardinalità. Se io avessi una cardinalità massima pari a 1, allora questo secondo x non potrebbe esistere, perché il numero di volte che questo tweet è stato retweetato dovrebbe essere esattamente 1. Però una tabella a doppia entrata in questo modo la faccio solo, la penso, la immagino solo esclusivamente quando io voglio rappresentare una cardinalità a molti, perché altrimenti la 1 a molti la rappresento in modo molto più semplice aggiungendo la casella. Quindi qua noi poi non faremo ogni volta questi diagrammi, lavoreremo qua, no? Però dobbiamo immaginarci, dobbiamo abituarci a vedere questo e mentalmente renderci conto di che cosa stiamo facendo. Mettere un 1, mettere un asterisco significa cambiare radicalmente il modo con cui rappresento quei dati. E significa cambiare radicalmente il modo con cui quei dati possono essere poi memorizzati, cioè che cosa ci posso fare con quei dati. C'è un'altra cosa che secondo me è più evidente su questo modello. È impossibile in questo modello che io possa retweetare due volte lo stesso tweet, perché la X
o c'è o non c'è. Non è che può esserci due volte. Allora, questo è un vincolo vero che da qua non si vede, non c'è, non si nota. In realtà c'è anche, ma va aggiunto dopo. Qui è più evidente. La molteplicità molti a molti vuol dire che l'utente può twittare tanti tweet, diversi tra di loro, non tante volte lo stesso. E il tweet può essere retweetato da tanti utenti, diversi tra di loro, mai due volte lo stesso. Non è possibile, questo è proprio il significato della relazione molti a molti. Qui stiamo parlando di una relazione tra insiemi, ok? Quando ho trovato Noisy 1, spero che l'avete dimenticata, ma vi ho segnato il prodotto cartesiano dei due insiemi. Cartesiano di tutte le combinazioni possibili tra user e tweet ed estraggo un sottoinsieme, cioè dico quali user hanno effettivamente retweetato quali tweet. Però stiamo parlando di un insieme, in un insieme un elemento non può essere duplicato matematicamente, non esiste due volte lo stesso insieme l'elemento, no? E a maggior ragione non esiste nel prodotto cartesiano. Quindi o c'è o non c'è. Allora, quando rappresentiamo una rappresentazione molti a molti, stiamo dicendo lo user può retweetare tanti tweet purché non lo faccia mai due volte con lo stesso. Tanti tweet diversi. Un tweet può essere retweetato da tanti utenti diversi, ma mai dallo stesso. Mai due volte dallo stesso. Questo vale sempre. E se non volessimo che fosse così? Cioè, questo è il significato di questo. Ci va bene, Twitter funziona così, punto. Però non è che dobbiamo essere vincolati dal fatto che una riga disegnata così ha un significato e quindi se il mondo che vogliamo noi non ha quel significato non possiamo farci nulla. Se noi avessimo un super retweet che può essere risultato tante volte, come potremmo fare a rappresentarlo? Però quando io dico un insieme, non è che quando prendo l'elemento o appartiene o non appartiene all'insieme. Non è che al simbolo di appartenenza lo posso colorare con un 2, con un 3, con un 4. Lui vuole aggiungere una classe retweet ed è la soluzione. Se io volessi permettere un super retweet lo posso fare, ma a questo punto il retweet è una cosa che assume un'identità sua, non è solo più c'è o non c'è, ma è il primo, è il secondo, è il terzo, è diventato non solo più una relazione ma è diventato un concetto perché ha qualcosa di suo. Questi due retweet sono diversi, giusto? Il primo e il secondo retweet dello stesso utente per lo stesso tweet. E se sono diversi hanno un'identità, e se hanno un'identità appartengono a una classe. Questa è la versione teorica. La versione pratica è, ci metto una classe così mi evito il problema delle X. Super retweet. E sto super retweet come funziona? Il super retweet è super retweetato da un utente, e lui super retweeta un tweet. Quindi l'utente è super retweeta un super retweet e super retweet super resis fa un super riferimento a un tweet. Qui ci sbizzarriamo con i nomi, è perché stiamo cominciando a costruire dei concetti astratti che non hanno una
corrispondenza necessariamente concreta, dobbiamo dare dei nomi e diamo dei nomi che ci aiutino a capire. A un certo punto dovremmo decidere di fare un glossario per spiegare almeno noi stessi cosa significano le varie parole, soprattutto se poi dobbiamo usare questo e mandarlo a qualcun altro. E allora cos'è un super tweet? Un super tweet è qualche cosa che un utente, e viene fatto esattamente da un utente, viene fatto esattamente verso un tweet, ma quell'utente può fare tanti super tweet quanti vuole, e ogni tweet può essere super retweetato quante volte vogliamo. Quindi abbiamo una cardinalità 1 a molti, lato utente, tra super tweet e utente. Un utente può fare tanti super tweet, ognuno dei quali però deve essere fatto esattamente da un utente preciso, e ogni super tweet fa riferimento a un ben preciso tweet. Allora, con questo modello, può lo stesso utente fare un super tweet 2, 3, 5 volte dello stesso tweet? L'ho detto io, l'ho già detto in questa frase, l'utente fa tanti super tweet. L'utente può fare tanti super tweet? E certo, c'è una cardinalità molti. Tutti diversi tra di loro, ciascuno avrà una sua identità diversa, la data ad esempio. E ciascuno di questi è relativo a un determinato tweet, ben preciso, ben specifico. Ma non c'è nulla che vieti che quello stesso tweet destinazione sia la destinazione di tanti super tweet diversi. Quindi la differenza tra queste due è essenzialmente il fatto che nella versione di sopra con super tweet lo stesso utente può super tweetare più volte lo stesso tweet. E poi può fare tutto ciò che posso fare anche con la versione di sotto, cioè lo stesso utente retweeta molte volte, eccetera, eccetera. È sempre possibile, dato un tweet, risalire a quali utenti l'hanno retweetato. Visto che dal tweet allo user c'è una molteplicità di molti, quando da un tweet risalgo a chi mi chiedo chi l'ha retweetato, mi immagino di avere un insieme di più utenti, non uno solo, non è univoco. Idem la stessa cosa, se vado con i super. Dato un tweet, trovo tanti super tweet, 5, 6, 8, ciascuno dei quali avrà un solo utente associato. Quindi alla fine della fiera avrò un gruppo di utenti. Quello che può capitare è che su un insieme di 10 super tweet, 3 siano dello stesso utente, quindi troverò solo 7 utenti diversi, perché super tweet diversi arrivavano dallo stesso utente. Ma la relazione è comunque sempre vista complessivamente tra utente e tweet, è comunque sempre molti e molti. Però in qualche modo mediata da una classe che disaccoppia l'utente dal tweet rendendo possibile la ripetizione. Se io modello la relazione tra studenti ed esami, ho questa. Uno studente non può dare due volte lo stesso esame. Può dare esami diversi, tanti, proprio che gli piace, ma mai due volte lo stesso esame. Non può superare lo stesso esame due volte. Quindi è meno strano di quanto non ci si aspetti questo vincolo strano del tipo tu non puoi fare due volte la stessa relazione. Si verifica in pratica più spesso di quanto non, così a prima vista uno non potrebbe pensare. Non puoi mai. No, solo perché comprare due volte la stessa macchina, però in realtà puoi. Ok? Quindi adesso focalizziamo anche meglio questo problema dei molti e molti. Allora, in questo caso ovviamente questo super tweet richiede due tabelle diverse per poter essere rappresentato. No? Quindi complicando la cosa ho superato il vincolo di poter avere solamente la casella piena, la casella vuota, l'X oppure il nulla. Ok, altre cose più semplici. Poi torniamo su quello. Qui abbiamo
un esempio, no, di classi, come diciamo, questi sono esempi che ci aiutano poi a fare una modellazione più semplice, più corretta, no? Ma anche più funzionale. Ad esempio, c'è un campo età sull'impiegato. Allora, non è di per sé sbagliato concettualmente. Però l'età è un attributo che ha un brutto vizio, quello di cambiare da solo, senza motivo, perché passano i giorni. Allora, se noi creiamo un sistema informativo in cui all'interno dell'impiegato abbiamo un campo che rappresenta la sua età, noi dobbiamo ricordarci ogni giorno di mettere una procedura nel sistema informativo che vada a vedere tra tutti gli impiegati qual è quello che è il suo compleanno e gli incrementi l'età in quel giorno. Quindi c'è lavoro in più. Per mantenere aggiornata un'informazione che non cambia, cioè quando sei nato, devo fare del lavoro per mantenerla aggiornata. Sarebbe molto più furbo che cosa? Memorizzare la data di nascita, che è un attributo invariante, non cambia più, da cui è banalissimo calcolare l'età. Okay, quindi ogni volta che ci capita, cerchiamo di mettere gli attributi che una volta settati non richiedano manutenzione per continuare a valere qualcosa. È ovvio che lo stipendio, se il signore ha un aumento, lo devo cambiare. Ma lì lo sto cambiando come conseguenza di un'azione esplicita, ha ricevuto un aumento. Non è che lo devo cambiare semplicemente perché passa il tempo. Ok? Quindi se possiamo, rappresentiamo come proprietà delle proprietà permanenti degli oggetti, non delle proprietà, no? Non dei valori che siano legati a queste proprietà, ma che siano variabili. La stessa cosa agli abitanti della città. Questo è ancora peggio, perché non solo dovrei ogni giorno, no, tenere traccia degli abitanti della città e quindi aggiornare quel numerino, ma in realtà quel numerino, se è vero questo modello, pardon, se è vero questo modello concettuale, ce l'ho già. Io so già quanti sono gli abitanti di quella città, perché basta che mi metta nella città e conti le X. Poi è una relazione molti a molti, no? No, molti a uno, scusate, uno a molti. Data una città, nella mia tabella della città vado a contare quanti impiegati abitano in quella città. E quindi semplicemente andando a contare, a valutare la criminalità effettiva di una relazione, trovo il valore di un campo. Quindi, come altro, diciamo così, principio generale, ogni qualvolta un campo può essere calcolato, il valore di un campo, può essere calcolato andando a navigare il modello, andando, no, a chiedersi quanti ce ne sono di questi, dall'altra parte di questa relazione quanti elementi trovo e cose di questo genere, allora non rappresentiamolo mai esplicitamente. Perché se un campo è calcolabile, rappresentarne il risultato mi dà un doppio problema. Primo, che richiede del lavoro aggiornarlo in continuazione, e secondo, che c'è il rischio di disallineamento. Che il valore che ottengo andando a leggere il campo sia 1000 e il valore che ottengo andando a contare i residenti sia 900 e non so quale dei due sia giusto. Quindi noi cerchiamo di fare modelli in cui l'informazione sia essenziale, l'informazione vera. Poi tutto il resto si può calcolare, si può derivare, si può ricavare. Ma la fonte qual è? C'è un detto che dice che i dati sopravvivono almeno di 10 volte al codice. Se io ho un sistema informativo, penso di farlo adesso e rifarlo tra 5-10 anni, ecco, i dati su cui si basa sopravviveranno per 50-100 anni, forse anche di più. Quindi vale la pena di curarli bene e di rappresentarli bene. Perché poi le procedure cambiano, le interfacce cambiano, le tecnologie cambiano, ma alla fine le informazioni che dicono che cos'è una persona, nome, cognome, data di nascita, sono sempre le stesse. Quindi conviene
gestirli bene, perché poi varie tecnologie si alterneranno, si sostituiranno a vicenda, ma lavoreranno sempre sugli stessi dati, sullo stesso database, no? Sistemi informativi diversi lavoreranno sugli stessi dati. Prima di fare un po' di pausa, un altro paio di estensioni semplici, poi quella complicata me la lascio per dopo. Questi sono casi particolari delle associazioni. Sono casi particolari che a volte si ritrovano, allora per non so, come scorciatoia possiamo usarli così. Ad esempio, l'aggregazione è una relazione particolare, un tipo di relazione particolare che descrive che un oggetto di un certo tipo è composto da parti che sono oggetti di un altro tipo. Quindi qui diciamo che A è composto da B. Oppure B si aggrega a formare A. Okay? C'è una relazione parte di B è parte di A. Quando B è parte di A è una relazione chiaramente uno a molti. Perché l'uno, l'A è uno e i B sono molti. Quindi ogni, come la relazione auto ruote, ricordate? Un'auto è fatta da quattro ruote, le ruote sono parti dell'auto. Allora, quella è una relazione uno a molti, canonica, classica, semplice. Nessuno vieterebbe di scrivere a parte di, su questa associazione, mettere una cardinalità 1 da una parte e la cardinalità 0 infinito dall'altra. Possiamo farlo, va benissimo. Come scorciatoia, se usiamo questo simbolo di rombo dalla parte dell'1, punta verso l'1, possiamo evitare di indicare la direzione e le cardinalità di questa associazione, perché è evidentemente uno a molti. E in più, cioè, se vogliamo, ci dice qualcosa in più, che B sono, gli oggetti tipo B sono parte degli oggetti tipo A. Che so, A può essere, pensiamo a cose astratte, A può essere il corso di laurea, B possono essere gli insegnamenti che sono all'interno del corso di laurea. Sono parte di uno a molti. Poi noi abbiamo le cose complicate, quindi non è mai uno a molti, ma lo stesso corso può essere più, preso da più corsi di laurea diversi, quindi complica un po' le cose. Quindi questo è un esempio concreto, un'auto è fatta da varie parti, un motore, quattro gomme, un lettore CD, io qua ci avrei messo magari uno 0-1, qua su questo CD player, perché può esserci o non esserci, mentre il motore è bene che ci sia sempre, quindi è giusto il vincolo 1 come cardinalità. Quindi una scorciatoia che ci permette a colpo d'occhio di dire, ok, quando parlo di un'auto in realtà ho l'elenco dei suoi componenti, in questo caso sono componenti concreti. Ok, questo ce lo vediamo dopo un po' di pausa, che è la classica situazione. Quindi facciamo un quarto d'ora di riposo.